Fate scottare nell'acqua bollente alcuni granelli, ossia tostigoli di vitello. Mi sono pure mangiato le parole mentre lo dicevo, no, perché censura, ho paura. Era censura. Censura. Ti sei autocensurato. Ah. Tosticoli. I tosticoli. Space Valley! Riverenze a tutta la valle spaziale. Io continuo ad essere comunque ignaro e l'ha detto alle presentazioni oggi, come sempre, rimane Nelson. No, allora, sono abbastanza ignaro anch'io perché mi sono tenuto un po' puro. No, so che cosa facciamo, non so le ricette, so solo che ci sono dei testicoli. Oh. Ma il video è testicolo centrico? No, non è testicolo centrico. In questo video andiamo a preparare due ricette provenienti direttamente ampie le orecchie dal Medioevo. No. Come no? Me l'hai detto tu. Sono stato depistato. No, no. Cosa facciamo? Due quelle ricette storiche. È storia anche ieri, non... storia. Anche noi siamo storie. Allora, io... Anche su Instagram ci sono le storie. Cosa vuol dire? Posso chiedere una roba? Io ho un grandissimo desiderio, che è la conoscenza approfondita della dieta dei sumeri. Potrai chiacchierare con il nostro ospite Luca Cesari, storico Benvenuto. Della gastronomia. Ma quindi non ci sono ricette dei sumeri oggi? Poche. È che i sumeri mangiavano. Bello, tanto. Mangiavano abbastanza. Ma quando tu sai cosa mangiavano? No. Luca ha scritto un sacco di libri a tema storia della cucina. Due. Vabbè, sono un sacco. Sono il 200% in più rispetto a quelli che abbiamo scritto noi. È vero, verissimo. Quindi, oggi insieme a lui andremo a preparare appunto due ricette provenienti da che periodo? Una ricetta di ostriche, okay, però particolare, cotte in forno col parmigiano. Ok. Quindi questo, questo è buono. 1790. Abbastanza recente. Sì, abbastanza. Abbastanza, abbastanza recente. Abbastanza recente. E l'altra ricetta invece? Ci siamo all'inizio dell'Ottocento e sono testicoli, li facciamo a cotoletta praticamente. Wow, bello, bello, bello. Panati e fritti. E in Medioevo? Cuciniamo delle ricette storiche. Ostriche al parmigiano. Siamo pronti, senti qua. Oh, che bello ostriche. Che odore di scoglio. Allora, okay, le ostriche le ha comprate Nelson stamattina. E diciamoci la verità. Il ragazzo che ce le ha vendute ci segue. Potrei dire che sembra a marce. No, non, ma non l'ho detto. Lo stai per dire. Ma non l'ho detto questo. Lo stai per dire. Volevo solo dire che sembra che arrivino direttamente dal 1700. Giustamente. È vero. Per la ricetta. È vero. Vabbè. Abbiamo tutto davanti, siamo pronti? Sì. Partiamo dritti. Partiamo dritti. Quando vengo gli ospiti, noi non facciamo niente. È proprio un modo che abbiamo noi per lavarci nelle mani come il nostro amico Pons. Comunque, questa ricetta di ostriche è molto semplice in realtà. Okay. È che noi siamo abituati a mangiare le ostriche crude. Sì. Mentre una volta con le ostriche si facevano delle frittate, si facevano tante cose. Sì, erano un botto di ostriche, non costavano come oggi. Non costavano come oggi, molto probabilmente, però costavano. E io effettivamente l'ostrica non l'ho proprio mai vista da nessuna parte cotta. No, però è difficilissimo. Il cibo crudo mi viene da pensare, correggimi se sbaglio, sia una cosa abbastanza moderna thanks to refrigerators. In realtà le ostriche hanno la grande virtù che se le metti nell'acqua di mare, le tieni chiuse, conta che Casanova si fa spedire nel 700 delle ostriche che vengono da Venezia, se le fa spedire in Francia. Vuol dire che qualcuno si carica un paio di barilotti pieni di ostriche di acqua di mare sul cavallo e poi va in Francia. Ho una domanda. Quale? Viaggio a cavallo Venezia-Parigi, quanto ci mettevano? Cioè, vabbè, ecco, non è che Luca sa le percorrenze. Poi sta venendo bello questa cosa, eh? Vai, Cesare, vai. Quando dobbiamo aprire le ostriche? Prima le sbollentiamo, poi le apriamo. Okay. Ma come le sbollentiamo? Cioè, direttamente? Le buttiamo dentro così. E poi? Facciamo sbiancare. Sì, e poi dopo le apriamo direttamente? Sì. Perché nella ricetta si dice che bisogna imbianchirle. Dice imbianchire o sbianchire quando si immerge qualcosa velocemente nell'acqua bollente. Cosa stai facendo? Mangio un pezzo di parmigiano. O anche a me, sì. Mi sembra giusto spizzicare. Ci sta spizzicare. Prego. Sono carico per trafiggermi le mani. No, Spezza, stai attentissimo. Non ho mai aperto un'ostrica in vita mia. No? Mai. Già aperto. Ecco, sì, che sì, infatti si aprono già. Questa qua. Male? No, benissimo, perché okay, lo dice proprio. Si sa chi è stato il primo a mangiare i molluschi, le ostriche varie? Perché non è una roba che istintivamente ti viene da mangiare. È un sasso della moccola. Però lo cuoci, lo assaggi. No. Ma chi è il primo che dice, ok, ma questo lo cuocio e lo mangio? Primo è il nome. Se tra di voi c'è il primo che ha mangiato un gambero, ci scriva qui sotto nei commenti. Quindi volete aprirne una da sana? Sì. Questa è già aperta, anche questa. Ma quindi se sono già aperte è bene. È come le bombe. Sono fresche. Si fanno aprire nell'acqua bollente. Perché mangiandole mi sono calda. Mi sono stonato. No, davvero? Come faccio? Trovi un buchino e ci ficchi. Devi trovare, vedi qua. Detto, eh? Oh mio Dio, okay, mio Dio. Okay. Ah, easy, dai. Easy peasy lemon squeezy. Vabbè, vado lì. Così. Bravo. Sì. Ah, l'ha attaccato! L'ha fatto male. Uccidila!
Alla fine un'ostrica sembra una vongola. Ma la puoi già assaggiare, mangiare. Aspetta, la puoi già assaggiare. La puoi assaggiare. Certo. Ah, vai, assaggi. Sa di vongola? Sa di vongola. Sa di cozza. Voi avete mangiato le cozze e le vongole, sì. Quindi dite, cosa sa l'ostrica? Sa un po' di cozza, un po' di vongola. No, vabbè, io il sapore sì. dell'ostrica c'ero ben in mente, ma è proprio tipo acqua di mare, come sì, mangiare acqua sì. di mare. Quindi, prego, bisogna imburrare questa. Bravissimo, fai qua. Bravissimo, bravissimo. Perfetto. No. Bravissimo. Allora, poi apro queste, su e giù, su sì, e giù. Vai dentro, poi fai tic tic dentro. E poi apro così. Sì. E poi, bravo. Forse ho un futuro da austricatore. Da austricatore? Non credo. Cozze, però. Mittili e vongole. Cosa sono i mittili? Siamo sempre le vongole. Non sembrano ostriche. Invece sono ostriche. Allora, dobbiamo mettere questa cosa qua sopra. Un po' di antiaderente. Sì, lo prendiamo, sì, perché quello è buono. Ma sai che mi ispira tantissimo. Ma ispira già così, mangia già così. Poi adesso bisogna mettere il parmigiano sopra. Ok. Così. Là, perfetto, è lui. Mettiamo. Spettacolo incoming. Che gordume, bellissimo. Quindi questa è una mousse bouche. Una mousse bouche. Cos'è una mousse bouche? Una mousse bouche. Ah, se non guardi Masterchef. Ah, ok. In forno quanto? Non svegliamo troppo. 180, boh, 5 minuti. Quando, okay, okay. Quando si vede che... Gratiniamo. Ma fai tu, Cesare, dai! Assaggiamo! Yummy! Yummy. Mi ispirano. Vai. Prendo. Guarda quanto è crispy, sta croccantina. Belle. Oh, regà. Buone vere. Adesso un buone vere, sì. Sa di sformatino di verdure. Allora, diciamo così. Sa di bietola. Buona. A chi non piacciono le ostriche crude, che hanno quel sapore salmastro e poi sono viscide, eccetera, le fa così, ha risolto, perché la consistenza è quella della cozza. È vero. Perde la salinità, eccetera, diventa un'altra completamente. È dolce, un'altra cosa. Perché poi il formaggio comunque è dolce. Esatto. Poi c'è lo scalogno. No, è veramente buono. Su un crostino, bello sì. croccante, fatto con appetizer, è pazzesco. Beh, ma questo è un antipastino. Non è un piatto economico. No. Vabbè, ma qua non è che... No, comunque cucina nobiliare perché siamo dei nobili. L'ultima? Vai. È ancora buona questa ricetta storica? Sì. Fritto di granelli. Un modo elegante per dire testicoli. Ho sempre considerato il mangiare i testicoli uno dei miei più grandi sogni. Perché? Ho cambiato idea. Perché? Perché non pensavo fossero così brutti. Sono pieni di anisakis. Sono... Ragazzi, sembrano pieni di vermi. Hanno una consistenza che sembra un gavettone. Sì. Hai troppa confidenza così. Con questi testicoli. Io non riuscirei... Ma anche i nostri sono così. Hai l'orchite, sì. Sì, vabbè. Comunque questa è una ricetta del... Sono delle ricette ottocentesche. E le fa anche Artusi. Artusi li passa solo e esclusivamente nell'uovo. Ma che cazzo è Artusi? No! Chi è Artusi? Io non lo so. Tu non conosci Artusi? Allora, no. Pellegrino Artusi di Forlimpopoli, che poi si trasferisce in Toscana. Ti faccio una domanda, che c***o è Forlimpopoli? È quello che ti spari nella gola quando hai mal di gola? Esatto, no. Fio Bonus. Forlimpopoli. Su questa finisco. Comunque, lui è il padre della cucina moderna italiana. Okay. Lui scrive un trattato famosissimo che hanno tutti in casa, più o meno, che è La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene. Bressanini, dici? È il primo food blogger italiano, perché lui raccoglie le ricette che gli mandano. Arriva a raccogliere 790 ricette nell'ultima. Dai, nell'ultima. Lo faccio vedere, lo faccio solo vedere. Giochiamo con le palle. Non giochiamo. Sequestrato, bravo. No, era un po' pignolo. L'Artusi un po' pignolo? Sì, tutti i suoi modi, tutti i precisini, tutto di fare questo, quell'altro. Vabbè, ma tutti ricetta. Messo un po' sulle balle l'Artusi. Insomma, dentro l'Artusi ci sono i maroni. Ci sono anche i maroni. Ma che cosa facciamo esattamente in questa ricetta? Li dobbiamo prelessare. Così interi, no, però? No. Fai le fettine. Fettine sottili. Cioè, adesso. Okay. Un hamburger con un marone schiacciato dentro. Vorrei fare una sezione di cose. Anch'io sarei testicoli. Io sono curioso. Ma possiamo... Vai, scusa. Prima li mettiamo sbianchiamo il testicolo. Non avete fatto la battuta fondamentale. Vero? Che per parlare di coglioni avete chiamato me. Ah, vabbè. Sì, abbiamo troppo rispetto. Tu sei mezzo due coglioni. Esatto. Sei il bacheco fra le ciliegine. Va bene, adesso aspettiamo. Vedi che si sono... Oh mio Dio, no. Cosa è successo? Ma hanno digievoluto dentro quest'acqua. Quanti maroni hai spellato? Io? Qualcuno l'ho fatto. Sì. Fa male pensare anche a me. Di spellare i coglioni. Merda, devo pensare a qualcos'altro. Anch'io devo... È una roba... Sì, ma tutta robina buona che si mangia. Ah sì. Non si butta via niente. Niente. Del vitello. Eccolo qua, guarda che bella. Bella bistecca. Questa è già una cotoletta. Dai,
Vai. Tutto, vai. Io botte. Che ignoranza. Adesso hai fatto un gran casino e basta. Dai, Dio, mono. Oh, rompete tre uova e le sbattete, ma le sbatti te. Lo so fare, l'ho fatto stamattina. Le uova sono grande, lo faccio con. È vero, questo lo so fare bene, guarda. Vai. Con una mano sola. No, va bene, guarda. Va bene. Ma perché gli infili il pollice? No. Non gli devi infilare il pollice. Insegnami. Così? Sei. E poi così lo apri. Bravi, ma si faceva. E che infili il pollice. Quindi il prezzemolo nel 1890 esisteva. Il prezzemolo era veramente sempre stato molto usato. Salvia? Sì, anche. Ortica? Non era considerato un erba. Timo? Aneto? Medioevo? Coriandolo? Cardamomo? Parte una coltellata. Allora! Guarda questo lì. Va bene o ancora? Non sono più umidi, no, come bene, una volta. Va bene. Bisogna mettere l'olio a scaldare. Ah, claro, claro. Ho una bella fritturina. Basta? Così, basta. Se lo cuoci un po' con olio, l'olio si abbassa subito di temperatura quando gli butti le cose dentro. Per cui non ti viene un fritto croccante. Ah, invece, se metti molto olio, rimane a temperatura. Il burazzo ora c'è sangue di testicolo. Adesso non è che dobbiamo puntualizzare. Allora, beh, io me lo mangerei. Vai. Se sapessi che si può. Non si può. Ma può. Sì che si può. Ma non è vero. Ma perché no? Scusa, se ti fai una tartare, non puoi mangiarti un testicolo. Ma magari non va bene per la tartare, questa carne non è conservata giusta. No, non è conservata giusta, sta dentro una sacca marronaria. Beh, questa era la ricetta a pranzo, cena, colazione. Erano le cosine che venivano date. Gli stecchini. Ah, un bel coglione croccante. Ma si può andare un coglione? Scusa. No, prego, prego. Ma certo. Non si usa sale? Ma tendenzialmente il sale è igroscopico, quindi attira anche l'olio. Se vuoi una frittura croccante, non devi mettere il sale nella panatura, mai. In nessuna cosa. Nessuna panatura. No. Siamo pronti? Via. E lì. Ah, però. Belle, eh? Memole. Oh, devo dire, Nelson, che hai trovato il tuo ruolo all'interno di questa società. Bravo. Panapalle. Panapalle. Dai, però adesso di la verità, Cesare. No, adesso così un pochino, un pochino dai. Mi ispirano. Se pensi che è pollo. Che non è pollo, però. Vabbè, è uguale. Ma no, che fisico. Ma buon profumo. Magari è più buono, dovrò assaggiarlo, del pollo fritto. Sarebbe sì, una... sicuramente. Ma sei serio? Che cosa? Ma c'è qualche cultura regionale che ancora mangia i testicoli tanto? Secondo me no. La Tusi parla solo in un punto e dice: è un piatto tipico maremmano quando castrano i puledri. Però in Maremma c'erano tanti piatti che sono scomparsi. Un altro piatto tipico della Maremma erano le tartarughe di terra. Cosa? Assurdo. Ci sono molte ricette di tartarughe di terra nei ricettari ottocenteschi. Facciamole. Noi no, è che abbiamo un sacco di pubblico da cui attingere. Ragazzi, se qualcuno di voi ha mai mangiato, perché magari glielo fa la nonna. La nonna, testicoli, esatto. Ce lo faccio sapere, perché ci so. Che noi sappiamo non si mangia. Pensavo che chiedessi se qualcuno ha delle tartarughe di terra, infatti ero spaventato. Sì, se le ha Nick, le prendiamo. Sì. Nick, tra l'altro... È la tua, sì. Ha rubato una tartaruga e l'ha investita. Non io. L'ha investita? Sì. Sbaglio. È quello che diciamo in video. Qualcuno avrà anche queste per pensioni. Sbaglio. Quindi insomma, ragazzi, fateci sapere nei commenti. Cosa ridi? Mi fa ridere. Che richiedi. Ma voglio sapere se qualcuno mangia testicoli. Dei coglioni. Poi adesso questi sono fritti, però c'erano anche delle altre ricette. Non sono neanche brutti, dai. No, sono belli. Bellissimi. Assaggiamo! Ho portato un po' di salse per svecchiare questa ricetta. Io mi sono preparato la mia porzioncina privata. Però anch'io vorrei quella lì. In versione speedy pollo. Esatto. È il speedy testicolo questo. Oh, così però c'è. Bello, se una cosa del genere. No, è bellissimo. Sembra pollo fritto. Subito. Certo. O dobbiamo dirlo. È Luca... meglio del pollo fritto. Meglio. Voi non avete mai mangiato una cosa così buona? Sono stracurioso. Spaccano, sì. È veramente intenso il sapore, perché è vero che è una frattaglia delicata. È molto delicata. Non sa di tanto, non ha un sapore forte, però ti lascia questo saporino qua. No, era avvelenata come nel medioevo. Questo saporino quasi di fegato, leggerissimissimi. No. Di cuore. No, guarda, non lo so. La cosa che assomiglia di più è un po' il cervello. Ok. Leggermente. Però se prendi il gusto del fegato e decidi di dosarlo al 3% è questo. Ah, sì. Sì. Sa di ferro. Guarda, poi te la sta facendo anche in versione fast food e via. È ferrosino ma buono, è veramente delicato. Reaction. Facciamo party, coglioni. Il party delle palle.
Merda, buonissimo. Madonna. È vero che è veramente delicato. È delicatissimo. Però allo stesso tempo è saporito, più del pollo. È vero? Sì, meglio del pollo. È più buono il pollo fritto, effettivamente. Ma certo, una scoperta incredibile. Ma poi quanto costa? Va già bene il nome, KFC. Kentucky Fried Coglioni. È vero. Davvero buoni. Se riuscite a farveli a casa e provarli, veramente consigliati. Ammetto che sono buoni. Oh, e se lo dice Cesare. È ancora buona questa ricetta storica? Sì. Oh, abitanti, grazie per aver guardato questo video, ma soprattutto grazie Luca Cesari davvero per essere stato qui con noi. Speriamo tutto sia divertito. Moltissimo. Anche se non siamo molto bravi in cucina. No, vabbè, però. Ma Luca, ti possiamo richiamare? Sì, sì. Vai, chiamatemi, okay. Chiamatemi. Mi sono divertito molto. La rifacciamo. Facciamo delle robe più estreme. Ma è suonata così falsa. No, beh, d'altronde erano due ricette. Allora, siete dei cazzoni in cucina. Però siccome sono io e abbiamo fatto una roba decente, è vero. Possiamo fare o una roba più estrema. Sì. Andiamo a palati. Ci sarebbe. Ah, peso, eh. Anche l'occhio, in realtà. Bisogna trovare l'occhio. Io l'occhio vorrei provarlo. Io no. Detto questo, potete scoprire in descrizione i due libri che ha scritto Luca e tutto il suo mondo, c'è anche il link per il suo profilo Instagram e lo rivedremo qui nella valle appunto per qualcos'altro prima o poi. Grazie. Grande, ancora. Bella. Non me l'aspettavo. Ci vediamo presto a un prossimo video. Arrivederci. Arrivederci. Ciao.